sfida personale che è diventata una sfida della solidarietà, dove tutti gli amanti dello sport, del ciclismo, del pattinaggio possono essere protagonisti. Come è nata l'idea e che cosa prevede questa avventura? L'idea è nata un po' di tempo, diciamo, che ci penso. In futuro sarà, come si sa, la ciclovia adriatica, che sarà la ciclovia più lunga d'Europa di oltre 1300 km, considerando che una buona parte già è realizzata, ho pensato di anticipare un attimino i tempi e di cercare di percorrerla nel miglior tempo possibile. E come si svilupperà questo progetto? Quando partirà? La partenza è prevista per il 15 giugno da Trieste, Piazza d'Italia, e per giungere a Santa Maria di Leuca, sempre costeggiando possibilmente tutta la riviera adriatica, dove c'è la maggior parte della ciclovia. E, diciamo, le tappe, abbiamo stabilito dalle 11 alle 13 tappe massime, in relazione anche alle situazioni meteo e quello che la natura ci può offrire o ci può dare. Cercherò di effettuare questa impresa nel minor tempo possibile, comunque nel minor orario possibile, a una velocità che ci consenta di fare questi 1300 km in poco tempo. Se qualcuno volesse unirsi, come può fare? Dove può prendere maggiori informazioni sulle varie tappe? E giornalmente comunicheremo via social, sicuramente con video e con comunicati stampa e quant'altro, la situazione, dove saremo. Cercheremo di essere più precisi possibile per gli orari, perché poi sia i pattinatori che i ciclisti, quanti vorranno seguirmi per i chilometri che ci sono a disposizione, possono farlo anche. Voglio dire, sono molto contento se mi assistono e stanno un po' come mi tengono un po' compagnia. Ecco. E lo sport in questa iniziativa come verrà coniugato alla solidarietà? Semplicemente abbiamo avuto l'idea di creare delle magliette col logo che verranno messe in vendita sia dall'associazione sia dalle varie regioni, eccetera, che vengono acquistate al prezzo di 10 euro e in pratica quei 10 euro, parte del ricavato, va devoluto in beneficenza all'associazione di Giusi Versace, che si chiama Disabili No Limits, che è stata creata nel 2011. Come sarà possibile acquistare la maglietta? Stiamo organizzandoci per l'acquisto di questa maglietta. Logicamente, innanzitutto metteremo il numero di telefono dell'associazione a cui va in beneficenza, e quindi gestiranno loro le cose. Ma vogliamo fare più punti durante il percorso dove si può acquistare la maglietta. Professoressa, come è nata la collaborazione con il Polo 3? È nata tramite Marcello Malizia, il quale ci ha presentato il progetto nella ideazione di un marchio, logotipo, che la nostra scuola avrebbe dovuto creare appositamente per questa iniziativa solidale, che è appunto legata a Mauro Guenci. E l'iniziativa ha visto gli studenti della classe terza S fare questo lavoro, nella quale si sono cimentati attraverso ricerche, ma soprattutto realizzando ipotesi ed idee, che sono tra le quali si è rivelata quella migliore, quella del ragazzo Giovanni Luzzetti. Per questo marchio che ho realizzato mi sono ispirato alla natura e ho cercato di essere minimal e di realizzare un marchio molto semplice e allo stesso tempo moderno. Quindi mi sono concentrato sulle tre iniziali del titolo stesso di Adriatic Circle of Skates. Abbiamo la lettera A, che sta a indicare una freccia, quindi l'indirizzamento, l'andare avanti, la direzione. Al centro abbiamo una C, che sta a indicare il roll stesso del pattino, con sopra una bicicletta. E per ultima abbiamo la lettera S, che sta a indicare una pista ciclabile color blu, perché in Italia spesso le piste ciclabili sono di color blu, e ho scelto questo colore anche perché sta a indicare il mare, quindi evidenziare anche l'aspetto della natura.